Bene ragazzi, oggi siamo pronti per fare la video recensione del nuovo Asus Nexus 7 made in Google. Facciamo un rapido unboxing. Troviamo il tablet. Manualistica varia. Cavo USB, micro USB e caricabatteria da parete. Nient'altro. Mettiamo tutto da parte e passiamo al tablet. Allora, cominciamo le dimensioni. Abbiamo un 200x114 per soli 8,6 mm di spessore. Da notare come rispetto alla generazione precedente il tablet sia molto più stretto e quindi sia più facile impugnarlo con una sola mano. Passando alla descrizione hardware, troviamo il jack audio da 3,5 mm nel lato superiore. Sul lato destro troviamo il pulsante di accensione, spegnimento e standby e il controllo del volume. In più anche il microfono principale. Sul lato inferiore troviamo la porta micro USB. Sul lato sinistro pulito. Anteriormente troviamo sensore di prossimità e luminosità. E la camera frontale da 1,2 megapixel che registra video a 720p. Sul lato posteriore troviamo la fotocamera principale da 5 megapixel che registra video fino a 1080p. La cassa superiore, la scritta Nexus e le due casse inferiori. Il display è un 7 pollici IPS LCD da 1920x1200 pixel, quindi oltre il Full HD. È un Corning Gorilla Glass ed ha una densità di pixel pari a 323, mai raggiunta da un tablet da 7 pollici fino adesso. A muovere questo tablet è uno Snapdragon S4 Pro clockato a 1,5 GHz con una scheda video Adreno 320. Inoltre ha 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna. Ha il modulo LTE, ma è opzionale. Questo modello è solamente Wi-Fi. Procediamo con l'accendere il dispositivo. Inoltre ricordo che è dotato di sensore NFC, GPS e funge anche da GLONASS. Un Bluetooth 4.0 e un Wi-Fi ABGN dual band. Per quanto riguarda la batteria, si ha un downgrade rispetto al modello precedente. Infatti, nel modello del 2012 era presente una batteria da 4250 mAh, invece in questo è presente una batteria da 3950 mAh. Quindi leggermente più piccola, solamente che la durata del tablet risulta essere la medesima, in quanto nel precedente modello era presente una Nvidia Tegra 3 che richiedeva più energia e più potenza. Allora, il tablet si è acceso. Notiamo subito. Aspettate che abbasso la luminosità. Notate subito la fluidità estrema che ha questo tablet, grazie appunto all'ottimizzazione dello Snapdragon ad Android 4.3. A proposito, non appena accenderete il dispositivo, vi verrà subito segnalato la presenza di un aggiornamento, che sarà l'aggiornamento ad Android 4.3. L'aggiornamento peserà circa 53 MB e dopodiché avrete un tablet super reattivo e super fluido. Allora, cominciamo questa nostra video review partendo subito dal comparto fotocamera. Come detto, è una 5 megapixel senza infamia e senza lode, nel senso che la potrete utilizzare ma solamente in situazioni di emergenza. E la mettiamo qualcosa come
Soggetto, velocità di scatto molto buona. Le opzioni sono le classiche della fotocamera di Google, fotocamera, video, panorama e photosphere. Particolare applicazione che vi permette di realizzare foto a 360 gradi. Vediamo i risultati, come vi ho detto, senza infamia e senza lode. Questa è per esempio una macro che ho fatto di una pianta qua a casa mia. Risulta essere molto buona. Torniamo indietro. E passiamo alla navigazione web. Andiamo su androidblog.it. Ah, scusate, non sono connesso a nessun wifi. Ecco che ci stiamo collegando. Mettiamoci in portrait, vedete la fluidità. Ancora in fase di caricamento possiamo fare il pan, pinch to zoom, anche estremo. Dobbiamo andare su informatblog.com. Stessa cosa. Ecco andare su The Verge, che è un sito molto, ma molto pesante perché è ricco di contenuti. Vediamo infatti che il caricamento richiede più tempo. Eccoci qua. Ed ancora in fase di caricamento possiamo fare tutto ciò che vogliamo con l'estrema fluidità. Torniamo indietro. Vedete, c'è stato questo piccolo ricaricamento della home. Probabilmente dovuto ancora a qualche bug. Vi faccio vedere un po' come gira Google Earth su questo tablet. Vediamo. Lo video si va. Vedete, estremamente fluido. Allora, qua nel mio paese non c'è la vista 3D, ce ne andiamo a Roma. Vediamo come si comporta la scheda video con il render 3D. Un attimo che sta caricando. La connessione non è che sia molto veloce, lo vedete già. Vediamo i giri, tutto molto fluido. Bene, torniamo indietro. Vi voglio far apprezzare la bellezza del display nel leggere dei libri attraverso questa applicazione. La risoluzione rende molto, ma molto buono
È piacevole la lettura dei libri. Non stanca per niente gli occhi. Torniamo indietro. Vi faccio guardare un video. Un video in HD, in full HD, scusate. Per esempio andiamo su androidblog.it, guardiamo l'unboxing qua. Ragazzi, benvenuti. Già sentite l'audio. Questo è l'unboxing del nuovo Asus MemoPad HD. Andiamo Vedete la subito qualità del display a vedere il tablet. Si apre molto qua definita, con i la colori scatola. che a differenza degli AMOLED Diciamo che non abbiamo sono cambiato dal reali, punto di non vista sono per del niente contenuto. sparati. Torniamo Abbiamo il tablet, eccolo, poi lo andiamo a vedere. indietro, vi faccio sentire il comparto audio come si comporta. Vediamo, facciamo partire una canzone. Molto potente grazie alle tre casse che abbiamo. Passiamo ora a provare l'ultimo gioco della Gameloft, Asphalt 8, scusate, che è un gioco molto pesante che mette a dura prova qualsiasi tablet e qualsiasi smartphone, ma come vedremo non ci sarà nessun lag. Facciamo ora una gara veloce. Vedete, anche i tempi di caricamento sono molto rapidi, grazie al processore. Ora abbassiamo un po' il volume. Oh, eccoci qua ritornati. Vedete come la fluidità è estrema, non ci sia nessun lag. E questo vi assicuro che essere un gioco richiede molte risorse. Anche il frame rate che non viene mai perso, è sempre costante. Le animazioni anche sullo sfondo mi risultino chiare e senza pixel. Torniamo indietro. Usciamo, vi faccio vedere come fa il fix. Forse qua non riuscirà a fissare i satelliti perché siamo al chiuso, ma vi assicuro che appena c'è un piccolo spazio aperto riesce a prenderli subito, essendo anche GLONASS. Infatti qua non riesce a fissare. Torniamo indietro, faccio vedere il classico client di Gmail, nessun problema, essendo un tablet la visualizzazione totale dell'email è possibile facendo un pinch out completo, cosa che non è molto possibile negli smartphone. Questo qua, essendo un tablet di Google, non ci sono molte applicazioni preinstallate, a parte quelle appunto di Google.